tutti e benvenuti al mio canale. Oggi non farò né una recensione né un vlog, ma farò un tributo a una persona che per me è molto speciale, visto che oggi è anche il suo compleanno. Sto parlando della mia migliore amica, ovvero Revi91. Cominciamo con un bel "Ciao Nanerottola!" Ricordi per caso la data 3 maggio 2010? Io sì. Mi ricordo che era un lunedì. Avevo acceso il PC così, per fare i miei classici giri di antivirus e per fare così un giro su Facebook. E mi trovo la tua amicizia. Ho detto, bene, premi 91 e 3 e tra i miei amici di Facebook. Vuol dire che sono importante. Poi, vabbè, anche tu mi hai trovato così subito perché ti ho lasciato degli indizi che anche un bambino li troverebbe. Purtroppo avevo palestre, quindi non ci siamo potuti sentire proprio fluentemente. Ma la sera ci siamo sentiti e diciamo che non eri proprio in un bello stato. Anzi, eri proprio ridotta molto molto male. Eri in un posto dove non auguro a nessuno mai di essere dopo aver fatto una cosa che a nessuno auguro di fare. Compreso me, naturalmente. E là ho scoperto la verità, già da subito, che eri la ragazza del mitico Bosco Scott Kennedy 02. Ho pensato, questa ragazza è in grave difficoltà, voglio aiutarla. Allora, ti ho, diciamo, presa per mano e ti ho tirato fuori da quella brutta situazione qual eri, facendoti ragionare, facendoti inculcare un po' di buonsenso in quella testa. Ora, come dici tu, mi vedi come il tuo salvatore, ma io non lo vedo così, sono solo un buon amico. Poi mi ricordo che ti ho fatto conoscere una mia amica, Angela, che tra parentesi, dalla quale ero invaghito. Ebbene sì, questo cetaceo può anche innamorarsi. Scherzo, dai. Comunque, io mi piaceva questa ragazza. Era dolce, affettuosa, quasi amorosa nei miei confronti. Ti ho confidato questo segreto anche perché sapevo di fidarmi. Poi non so, è andata sempre di male in peggio, non parlavamo quasi più, ci parlavamo a singhiozzi, stavo male. Poi dopo un mese, mi ricordo che era giugno, non ce l'hai fatta più e mi hai raccontato tutta la verità, cioè che gli hai raccontato questo. Ora, un'altra persona ti avrebbe detto, esci dalla mia vita, ti odio o altro. Io no. Anzi, al contrario, ti ho ancora di più accolta come amica. Anche perché avevo un grosso peso nel cuore. Tu me l'hai fatto liberare. Ti devo solo ringraziare. Grazie. Poi, vabbè. Ti era successo un casino il venerdì dopo e a me avevano tagliato internet. Allora abbiamo deciso, va bene, usciamo, che problema c'è? Siamo usciti, ma non eravamo solo io e te. C'era anche una tua amica, la Piera. Ragazzi, la Piera è una svampita cronica. Partiamo, che prima siamo andati a mangiare in un ristorante dove il cameriere ci provava con te, ti ricordi? E che lo facevo andare via? Beh, purtroppo non potevo partire in versione classica, però sai, a volte le parole contano. Poi mi ricordo che continuavamo a parlare di tutto, di più, a una velocità che per noi è normale, ma per lei è come se eravamo Superman. Ogni due patera, eh? Giù di risate a non finire, troppo bene. Poi, andando sempre avanti con i giorni, ci siamo avvicinati ancora di più. Abbiamo capito, anzi io ho capito che tu potevi essere seriamente la mia migliore amica, anche perché sei stata sincera con me. E so che mi vuoi bene. Ma mi ricordo una volta, primo giorno di lavoro, andando a lavoro, mi viene una sorta di depressione. La sera ne parlo con te.
Tu avevi appena litigato con Bosco e volevi che ci parlassi. Ho accantonato il mio problema e ci ho parlato, però è andata peggio. E purtroppo quando sono depresso, l'hai capito anche tu che mi do tutte le colpe del mondo. Ragazzi, ho scritto un messaggio lungo, praticamente 5 pagine. Ero a lavoro. Mi arriva un messaggio verso le 10:30 con una cazziata che non la dimenticherò mai più. Ho pensato, oh cazzo, adesso esce e mi ammazzo. Sì, una cosa unica. Ragazzi, ve lo dico, quella ragazza sembra dolce, carina, disponibile. È come la nitroglicerina dentro un barattolo piccolo. Non fatela agitare. Ma scusa, questo qua siamo usciti di nuovo. A cena. Però prima siamo andati in un negozio, non mi ricordo più come si chiama, ma chi se ne frega. Hai preso un gioco per Bosco, non mi ricordo quanto hai speso, come si chiamava, ma alla fine mi hai detto solo: Fra, per favore, dimmi che sono la ragazza più buona del mondo. Sara, non c'è bisogno che te lo dico io. Lo vedi dalle tue azioni. E sai come la penso, vero? Poi purtroppo a luglio e agosto abbiamo avuto. Ci siamo allontanati un pochino, io avevo i miei casini, tu avevi i tuoi problemi. Tutto qui ci siamo allontanati un pochino. Però adesso siamo ritornati praticamente come prima. Anzi, meglio di prima. Soprattutto perché a sostenerti non ci sono solo io. Cioè, vabbè, Bosco. Bosco. Poi c'è Tifetta, che la saluto. Ciao. E le tue amiche, la Raffa e la Piera. Ma scusa, questo qua, stai tranquilla che il mio sostegno lo avrai sempre. E tu ricordati questo. C'è stata gente che prima ti diceva che ti voleva bene, a cui hai dato il cuore, e adesso ti hanno sputato in faccia. E ricordati che non ti rispetta, non ti merita. Ok? E con questo voglio dire che ti voglio un mondo di bene. Bene, il tributo per oggi è finito. Vi ricordo che domani non ci sarò, perché avrò un'altra cosa da fare. Però sabato ci sarà doppio appuntamento. Poi vedrete con chi. Buon. Un saluto particolare a Revi91. Bacino, perché sei piccola. Ti voglio bene. Saluta Bosco. Saluta Tifetta. E saluta voi. See ya guys.